Padre, fonte di ogni dono e ministero, ci accompagni, carissimi fratelli e sorelle, in questo momento in cui la nostra comunità parrocchiale di Maria Santissima del Rosario di Pompei, riunita in questo giorno di festa, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve dal proprio vescovo il suo nuovo pastore, nella persona del presbitero Don Vincenzo Barone. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori. Guarda con benevolenza paterna Don Vincenzo, a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che questa comunità parrocchiale cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Don Vincenzo aspergi il popolo di Dio e venera il Santo Altare, guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Beata Sempre Vergine Maria, patrona di questa comunità parrocchiale. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato ad esercitare il mio servizio. Nell'esercitare l'ufficio che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani perché l'azione apostolica da esercitare in nome e per mandato della Chiesa sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani. Che ci sono qui oggi, perché è bellissimo vedere questa mescolanza in questa chiesa come non mai, è la prima volta che vedo mescolate così numerose le comunità di Vibo Valentia e quella di Vibo Marina, ed è bellissimo vedere questa cosa, è bellissimo vederla perché testimonia quello che ieri ha detto a tutti quanti noi Don Enzo, ovvero che siamo tutti uniti nella fede di Dio, nell'amore, nella carità, nel sostegno del prossimo. E questo, che è l'amore immenso di Dio, non conosce geografie, non conosce confini. Moltissimi di noi hanno beneficiato del grande dono che il Signore ci ha dato, del grande dono di Don Enzo e di cui questa comunità beneficerà.
perché sono sicura che quella stessa luce che ha profuso nella città di Vibo Valentia, in quella comunità, continuerà Don Enzo a trasfonderla anche qui. Del resto la sua luce è la luce del Signore, quindi possiamo dire davvero una luce divina. E credo che stasera qui celebriamo la gioia di una comunità che accoglie Don Enzo con sentimenti autentici, che sono quelli di una comunità vera, fatta di persone vere, una comunità che lo aspettava, che ti aspettava Don Enzo, io lo so, e qui la comunità di Vibo Marina si è posta in una attesa gioiosa. E stasera questa presenza testimonia veramente la grande gioia che tutti portiamo nel cuore, e io ne sono felicissima. Don Enzo, io ieri ho concluso dicendo ti vogliamo bene. Io credo di poter dire, e l'ho detto a nome di tutta la città di Vibo Valentia, ma credo altrettanto stasera di poter dire a nome di tutti che continuerai anche qui, anche a Vibo Marina, a portare fuori la Chiesa, quindi ad essere inclusivo, ad abbracciare tutti quanti, i più bisognosi, i più negletti, gli ultimi. E sono certa che la comunità di Vibo Marina ti ha già accolto con grande gioia, e sono certa di non sbagliare se ti dico che la comunità di Vibo Marina, mio tramite, ti dice: ti vogliamo tutti un grande bene e ti doniamo il nostro cuore. Alla luce della fede possiamo dire quindi che siamo qui per celebrare non un evento, ma la fede e la Chiesa, che in qualità di fedeli ci invita a contemplare il mistero autentico della carità. Fuori da questa logica vi è altro che non ci appartiene, nessun'altra cosa se non la carità di Dio. Vi chiedo di elevare insieme a me un inno di gratitudine al Signore, che mai toglie, ma sempre aggiunge. E questa sera, al mio ministero presbiterale, un Dio ha voluto aggiungere una ulteriore esperienza d'amore, che si concretizza nel vostro volto, nel vostro cuore, nel cuore e nel volto di tante persone che compongono questa comunità parrocchiale, la Maria Santissima del Rosario di Pompei, radicata nella bella di Pompei. Ma al contempo questa realtà, questa comunità, questa famiglia la unisce all'amore di tutte quelle persone che per 26 anni hanno condiviso con me un percorso ecclesiale autentico e vivo nella parrocchia Spirito Santo Santa Maria la Nova di Vibo Valentia. Non smetterò mai di lodare il Signore e benedirlo per tutte le persone che in modo indelebile fanno parte integrante della mia vita di presbite. Il nuovo cammino che si apre, ringrazio il Signore per tutti voi, e sono certo che insieme riusciremo a realizzare il bene di ciascuno, non con la semplice prospettiva di far vivere una parrocchia, che sarebbe troppo miope, ma con l'orizzonte ben più ampio e ben più significativo di un impegno quotidiano ci fa sentire ed essere Chiesa. Chiesa di quel Cristo che ci dice di essere Lui, il capo del corpo mistico, il nostro capo. L'esperienza di presbitero negli ultimi anni, questi anni accumulati, mi hanno insegnato a guardare con gli occhi e il cuore di uno sposo. Abbiamo sentito anche il Vescovo che ci ha detto questo e anche altre espressioni. Questa sponsorità è una relazione che dovrà necessariamente contraddistinguere i nostri rapporti.
con uno spirito aperto all'accoglienza. Chi mi conosce lo sa quanto io sia una persona che mette al primo posto l'accoglienza e al bene ricevuto. Bene che integra e nutre il dono vicendevole del perdono, di dove i nostri limiti umani potranno essere motivo per alimentare inutili disarmonie. Un saluto alla comunità di Santa Maria della Nova. Già pianto ieri, adesso no, oggi. Penso questa comunità perché per me non è solo una parrocchia, ma come già si è detto in modo vario, è la sposa amata, che continuerò a portarmi nel cuore perché noi cristiani crediamo che ogni vero matrimonio è indissolubile. A loro ho già detto che li ho voluti bene e che la geografia non modifica la storia. Iniziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo.